Eccoci con Mister Stefano Senigallesi, siamo qua con lui per commentare la prestazione dell'Osimhen in questo Memorial Zazzera. Allora, Stefano, è arrivata una sconfitta in una partita in cui comunque diciamo che è stato un vero e proprio assaggio di campionato sotto questo punto di vista. Alcune assenze pesanti comunque in caso Osimhen, però la squadra ha retto bene e poi magari forse un po' calata nella distanza nel secondo tempo avete fatto un po' più fatica. Intanto speriamo che non sia un assaggio di campionato, quindi... perché sennò ci sarebbe comunque da non essere poi così felici, diciamo così. In realtà abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Abbiamo regalato il primo gol, da lì tutto sommato la squadra ha comunque imbastito una reazione intelligente, non forzata. Avremmo meritato, a mio parere, di trovare il pareggio nel primo tempo. Secondo tempo è tutto un altro tipo di partita, si sfornano situazioni di individualità a campo aperto, perché si fa fatica a rimanere corti, a rimanere comunque stretti, perché le forze vengono a mancare, ma fondamentalmente la squadra ha fatto una buona squadra. Avevamo tante assenze, non tanto dal punto di vista qualitativo, ma proprio numerico, e questo nel secondo tempo non ci ha permesso neanche di rinfrescare un attimino la squadra, che aveva assolutamente bisogno. Siamo arrivati come il Tolentino, un po' in fatica, loro un po' meno, perché comunque i cambi erano di un certo spessore. Ecco, comunque è stato un bel Memorial Zazzera, anche questo, tanto pubblico per ricordare due figure storiche del tifo osimano, e anche in campo comunque le squadre hanno dato una prova comunque di giocare fino all'ultimo su ogni pallone. Il Tolentino è una squadra forte, nelle individualità molto, è una squadra che comunque... è arcigna, è robusta, ha delle qualità individuali, quindi era un test molto importante. Mi dispiace perché, ripeto, nel primo tempo l'Osimhen non meritava di essere sotto, il secondo tempo è proprio tutto un altro tipo di partita, le valutazioni sono totalmente diverse. Per me la valutazione è nel primo tempo, che almeno avremmo dovuto concludere in parità. La cosa che mi preoccupa e che dobbiamo risolvere è che noi ogni partita nei primi 10 minuti regaliamo sempre un gol a tutte le squadre, dalla Recanatese all'Ancona al Senigallia, tutte le squadre. Avremmo rischiato con il Marina, quindi dobbiamo sistemare questa cosa qua, ma per il resto secondo me ci sono stati segnali positivi, e quindi so che cresceremo e che faremo le cose nel modo migliore. Ecco, ultimissima cosa, prossima settimana sarà abbastanza intensa, due amichevole ravvicinate, come approccerete queste due partite? Tanto dovremo recuperare tantissimo da questa, perché 90 minuti in questi periodi è molto molto faticoso, e quindi dobbiamo recuperare un po' di energie, e poi quelle saranno gestite in maniera diversa, quindi probabilmente all'interno di 45, massimo 60 minuti di impegno per tutti i giocatori. Perfetto, grazie mille Stefano. Grazie a voi. Ciao ciao.